Credo che non passerà tanto tempo che chiuderò perché non ho più una situazione da poter affrontare, anche non solo a livello sicurezza ma anche a livello di lavoro. Lo chiamano eroe, ma stavolta potrebbe gettare la spugna. Mario è uno dei simboli della mestre che resiste accanto al buco dell'ex Umberto I. Anni di convivenza con il cantiere fantasma diventato il regno dello spaccio e del bivacco. Non ha mai mollato, ma sette anni sono troppi anche per lui. Potrebbe abbassare le serrande per sempre. La sua voce risuona proprio nel giorno in cui la notizia della svolta e per la riqualificazione fa il giro della città. Ok, dalle sei banche che hanno sostenuto l'operazione della società trentina DNG, sbloccate le ipoteche sui sei padiglioni storici che dovrebbero essere acquisiti da Cafarsetti a uso pubblico, per dare via alla prima fase della tanto attesa riqualificazione. Ci pensa però Maestra Second Life a far tornare tutti con i piedi per terra. L'associazione di residenti, esercenti e professionisti nata proprio per ridare un volto di qualità alla terraferma esprime scetticismo. I tempi sono quelli purtroppo amministrativi da un certo punto di vista e quindi l'amministrazione deve fare tutto quanto in suo possesso per agevolare l'intervento da una parte. Però ci sono anche tempi fisici, cioè cosa vuol dire la realizzazione, la gestione appunto del progetto e la successiva realizzazione e questo richiede ovviamente anni e anni e anni di lavoro. Il problema fondamentale è quello di avere sempre un piano di gestione sia degli immobili pubblici che a tutt'oggi non c'è. La seconda cosa è invece è la gestione del cantiere. Nel frattempo c'è la quotidianità insostenibile. Non solo degrado e spaccio, anche l'insicurezza dei pannelli che rischiano di cadere sui passanti. Sì, perché sono ammalorati dal 2009. Si gonfiano con la pioggia, si riseccano e quindi qui vanno cambiati. Devranno intervenire e costringere la DNG a mettere in sicurezza un perimetro. Intanto Mario vive la sua quotidiana battaglia, vicino ad arrendersi, con la rabbia nel cuore. Cerchiamo di parlare di quei cittadini che non abbiano paura di. Passare di qua perché siamo stufi di sentire queste cose.